Scaletta alla mano perché il sociale è una cosa seria. Inizia così una nuova puntata di Un'altra Storia. In onda ogni martedì dalle 20:30 in radiovisione su Radio Base. Un'altra Storia è il programma che racconta storie di vita, storie di sociale, storie raccontate in un altro modo. Antonio Miserendino ai microfoni, insieme a me Alessio Marrazzo alla regia. Interagite con noi in diretta attraverso le nostre pagine social, Radio Base o Un'altra Storia, oppure inviateci un sms, WhatsApp o note audio al 338 8000 900. Ma io ho detto Alessio Marrazzo alla regia, ma non ho detto chi ho qui alla mia destra, il sommo poeta di Un'altra Storia. Eccolo qui, il ben ritrovato Alfonso Ferraioli. Ciao Alfonso, come stai? Buonasera, buonasera, eccoci qua. Mi fa piacere stare qua questa sera per il tema che poi tu andrai ad annunciare, chiaramente. Sì. E anche per conoscere Alessio, perché non l'hai mai visto? No, non lo conoscevo, ci conoscevamo solo tramite etere, ecco esatto. Però possiamo dirlo tranquillamente che noi nei fuori onda o prima della puntata ti chiamiamo zio Alfonso, ti chiamiamo qui in radio, quindi sei il nostro zio, quindi nessuno potrà fermarci perché tu ci benedirai questa sera. Vabbè, mentre arriviamo a nonno ci vuole ancora un po' di tempo, dai. Alfonso, come stai comunque? Bene, mi fa piacere. Assolutamente. Scriviamo, prepariamo iniziative. Ecco, vogliamo iniziare a spoilerare un pochino, diamo l'ufficialità, ecco, pubblica su tutti i social, su tutti i canali, che stai lavorando a un bellissimo progetto poetico, quindi sì. Che cos'è? Molto 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 bello, speriamo ovviamente che si risolva, vada nel migliore dei modi. Noi praticamente stasera faremo una presentazione ufficiale di un'iniziativa che va sempre verso il nostro impegno verso le donazioni per la vita, ecco. Sì. Il dono per la vita, donazioni di organi, di midollo, di sangue. E stiamo organizzando una grossa iniziativa a livello nazionale, come Associazione Nazionale Trapiantati di Rene, sezione di Avellino Salerno, e come Associazione di Arte e Cultura alla Magnifica Gente del Sud. Sì. Ovviamente c'è il partenariato di Un'altra Storia, non può mancare, logicamente non può mancare tutto questo. È una cosa molto semplice, è un concorso letterario. Non mi svelare tutto, però. No, diciamo soltanto che è un concorso letterario a tema. A tema, perfetto. Poi nel corso della puntata daremo tutte le maggiori informazioni. Però tu hai anticipato, ecco, donazioni, e proprio questa sera abbiamo una bellissima storia di vita, una storia davvero fantastica. Perché spesso si parla di donazioni, e tu mi insegni, caro Alfonso, che anche tu sei stato trapiantato, voglio dire, quindi certo. Ben due volte abbiamo raccontato la tua storia qui, però la donazione non avviene soltanto attraverso la morte, ma avviene anche in vita. Spesso non se ne parla di questa cosa. Stai tirando fuori già qualcosa? Sì, non lo so. Fammi iniziare dicendo due parole. Vai. Chi salva una vita salva il mondo intero. Ero lì, su di un tavolo di una sala operatoria, seppure dormiente. Ho sentito entrare in me l'amore che mi invadeva, mi afferrava, mi coccolava, mi stringeva a sé, mi donava una nuova vita. Ed io continuo il mio percorso avvolto in un meraviglioso atto che porta a donare qualcosa di sé per la salvezza dell'umanità. Già iniziamo con la piccola lacrimuccia di commozione qui a Un'altra Storia. Non abbiamo neanche iniziato il programma e tu già ci rifili queste perle davvero emozionanti. Adesso dammi due minuti di tempo perché devo ancora condividere. Ecco, lo sapevo, perché lui è venuto qua per dimostrare: io sono social, guardatemi, riesco a fare sia la diretta che a collegarmi con voi. Quindi perfetto. Invece non riesco a farlo. Perfetto. Allora, una storia che ti accomuna sotto tanti aspetti, di quella di questa sera, di martedì 26 gennaio. E ricordiamo che siamo in diretta alle 20:40. Caro Alfonso, allora, una storia che ti accomuna, perché certo, bene o male avete vissuto le stesse sensazioni, ma anche la parte poetica, perché anche lui è un poeta. E noi diamo il benvenuto ad Angelo Palatucci di Salerno. Buonasera, Angelo.
Buonasera, buonasera a voi, buonasera. Che è Ciao. accompagnato, Grazie. da papà Giovanni e da mamma Carolina. Buonasera. Buonasera, buonasera. Buonasera, buonasera a tutti, buonasera. Allora, io prima di parlare con i tuoi genitori, caro Angelo, vorrei parlare un pochino con te. Vorrei conoscere meglio la tua storia. Io ho avuto modo di leggere qualcosina all'inizio, ma vorrei che tu raccontassi la tua vita, perché è davvero magnifica. Dove e quando nasce Angelo Palatucci? Sono nato a Salerno, il 15 febbraio del 77, a breve, meno di un mese, compirò 44 anni. Sono nato con un problema di salute, se ne sono accorti quasi subito, avevo un'insufficienza renale cronica, quasi subito tra virgolette, nel senso che nacqui, però a casa non stavo bene, avevo sempre la febbre, avevo comunque dei problemini. I miei genitori cominciarono a poter mi portarono in diverse strutture ospedaliere affinché potessimo capire la motivazione dei miei problemi, della mia febbre che in continuazione purtroppo era sempre presente. Quindi io sono stato nei vari ospedali campani, tra Battipaglia, Eboli, Nocera. Pagani, Nocera, sono stato a Napoli. E durante questo percorso, purtroppo, si è arrivati soltanto quasi all'età di 4 anni per poter capire cosa mi era successo e poter intervenire affinché potessi in qualche modo salvaguardare la mia salute e la mia stessa vita. Perché Ovviamente, poi, nessuno sì, immaginava. perdonami che ti interrompo, perché ci tengo a specificare che tu soli a 60, a soli 60 giorni di vita già eri in ospedale. Sì, sono ritornato quasi subito dai miei amati dottori perché ci gioco anche un po' con loro, chiamandoli così, perché è normale che nessuno mai vorrebbe né ritornare né andare negli ospedali, perché fortunatamente sono tantissimi anni che negli ospedali si nasce, ma nessuno vuole viverci. E Esatto, quindi io sono come ami dire tu, negli dovuto ospedali si nasce, ma in assoluto nessuno ci vuole vivere. tornare. Eh sì, in qualche modo è stata la mia seconda casa, in qualche modo. Scusami se che mi No. commuovo sempre. Senza palatucci, Dai, riprendi fiato, non ti quindi preoccupare, riprendi fiato. sì, quindi alla fine è normale che in qualche modo nemmeno i genitori volevano donarmi questa sorte, perché è normale che si mette al mondo una nuova vita affinché possa essere felice, gioire e star bene. Comunque, ho iniziato il mio peregrinare e ho visto i vari ospedali campani e solo purtroppo a 4 anni hanno capito quello che poteva essere il mio problema e hanno tentato di risolverlo. In qualche modo siamo stati anche fortunati, ma nonostante io non ho mai abbandonato gli ospedali, fino al dell'81, 1981, che ho fatto la prima operazione a 4 anni quasi Non ci e voglio arrivare poi. subito, Angelo, perdonami, non ci voglio arrivare subito, Va perché la tua bene. storia è davvero commovente. E nei momenti in cui ti sei commosso, ti posso assicurare che mi hai gelato. Oggi, prima di venire in radio, ho fatto una diretta, io non avevo parole. Cioè, uno speaker radiofonico che conduce un programma su sociale, gli mancano le parole, significa che sei stato già devastante per me. Perdonami se faccio questa cosa, non la dico mai a nessuno, ma quando Alfonso mi ha sottoposto la tua storia, io ho immaginato per un attimo di immedesimarmi in te, nella tua infanzia. Perché comunque un bambino a soli 60 giorni già in ospedale e poi arrivi Certo. a 4 anni con una diagnosi, però si sa che in quella tenera età non capisci nulla. Vedi gli altri Assolutamente giocare. no, però posso dirti che le problematiche che affrontano dei bambini, come lo sono stato anche io, aiutano a crescere alla fine, perché è normale che io non possa ricordare tutti i momenti. Da quando sono nato fino ai Certo. 4 anni o fino ad oggi, però ricordo tantissimo. E fortunatamente mi hanno formato, mi hanno fortificato e mi hanno aiutato a vivere, ad affrontare giorno per giorno le mie problematiche, perché non è solo un andare, fare delle analisi e ritornare, questo Sì. mio passaggio, passeggiata negli ospedali, ma è stata una permanenza. E quindi è vero, quello che dice nel modo più assoluto, tutti i bimbi a quell'età dovevano essere spensierati, poter giocare
con costruzioni, qualsiasi cosa che poteva essere come gioco di quell'epoca. Io, per dirti una cosa, avevo anche a volte il braccio bloccato semplicemente perché dovevo tenere il lavaggio. All'epoca si usava mettere una tavoletta sotto, quindi era impedito totalmente il movimento del gomito. Quindi per ore intere ero lì a tenere i lavaggi affinché procedessero nelle varie diagnosi. Perché anche poter tenere una vena pronta nel momento in cui si fanno delle analisi era fondamentale, per cui ho fatto anche delle analisi, delle ricerche particolari dove sono stato solo, quasi isolato, perché sono stato soggetto a radiazioni per Sì. poter verificare bene la situazione di salute. Quindi sicuramente si doveva essere spensierati, io non lo sono stato. Quando andavo nei reparti pediatrici c'erano anche dei giochi, ovviamente come ci sono tuttora, affinché potessero allietare le sofferenze dei piccoli e quindi in qualche modo tentavamo di giocare, però venivamo quasi strappati da quei giochi per poter poi fare i loro giochi, tra virgolette, perché eravamo anche delle cadine, perché alla fine studiavano anche quello che potevano poi fare in modo tale che vivessimo una vita migliore, quindi studiavano sui nostri corpi, Sì. in ogni caso. La cruda realtà è questa. Però con l'aiuto dei miei genitori, dei miei familiari e tutto quanto, sono riuscito a in qualche modo ad essere forte. Perché non dico a 4 anni, ma da lì in poi devi essere forte 2 volte, per te stesso e per i tuoi genitori, per evitare di poter purtroppo far sentire quasi colpevoli i tuoi genitori che ti hanno messo al mondo. Perché, ripeto, nessun genitore vorrebbe donare una sorte diversa da una situazione felice. E quindi ci sono stati momenti. Non, ovviamente io sono genitore oggi, quindi a me non è stato mai, cioè, non mi è mancato nulla, nell'affetto soprattutto. Ci sono ancora i miei genitori, quindi sono felice di questo. Posso dire però che è normale che nei loro occhi non erano felici di poter vedere il proprio figlio soffrire. Certo, io prima di parlare con il tuo papà vorrei chiedere, ecco, perché io mi piace, quando vedo le mamme io impazzisco, quindi e la tua mamma la vedo che è una persona di carattere molto forte, la vedo già dalle immagini mi dà questa sensazione, mamma Carolina. Mamma Carolina, com'è stato da donna, da mamma, quel periodo? Perché comunque prima di arrivare a dire che papà Giovanni ha donato il rene in vita a suo figlio, cioè la mamma che cosa provava in quel momento? Tristezza, ero triste, depressa, mi dispiaceva che lui soffriva. L'abbiamo portato da un sacco di medici, da un sacco di ospedali, però alla fine è andata così. L'importante è che adesso sta bene, lo vediamo tranquillo, ha una famiglia, gli vogliamo bene perché siamo i suoi genitori, un bravo ragazzo. Certo. Siamo orgogliosi di lui, non possiamo dire niente. Passato Alfonso. è passato. Antonio, c'è una cosa bellissima di Angelo. Sì. Io ho letto un suo libro. Sì. Un libro praticamente che ha scritto a quattro mani. Lui è una ragazza calabrese. In cui è una favola questo libro. Questo Sì. libro è una favola. Ma racconta i giochi di due bambini Sì. che vivono, ecco, trascorrono il loro tempo in ospedale. Allora si inventano le favole, si inventano i giochi, si inventano il famoso, come si chiama? Madonna, scusami, Angelo, aiutami! Il Testa dottor di Cresta di Gallo. il dottor Cresta di Dottor Gallo. Cresta di Gallo. Guarda, è un qualcosa di meraviglioso. Io stavo circa a metà libro quando lui mi donò questo libro, iniziai subito a leggerlo. Non ero arrivato neanche a metà libro. Già nella mia mente vedevo questo libro in scena.
poi ha deciso di. Sì, era pronto, purtroppo questa pandemia, questa cosa ha bloccato, è pronto, insomma, mancherebbero magari, ecco, un po' di ripasso di nuovo, perché poi è stato abbandonato da un anno, e è pronto questo, ecco, questo libro racconto messo in scena, in modo molto semplice, è un qualcosa di, mi è rimasto veramente nel cuore, il modo, La ecco, è leggerezza. l'emozione che io, e lo dico tranquillamente, le lacrime, Alessio, pure io le butto le lacrime, tante, le lacrime che mi scorrevano nel leggere questa storia così semplice, così bella, ecco, questa favola. E un poco diciamo che anche grazie a lui mi sono innamorato anche delle favole. Può darsi che a un momento o all'altro mi scriverò anche una favola, Ecco, non lo so. da poesia passa a favola. Allora, Veramente dimostra anche, ecco, vedi, la sua, nonostante le sue sofferenze da bambino, la sua gentilezza che gli è rimasta, il suo senso, di donarsi e di donare. Ecco, lui gira con quella tuta addosso. e dopo non me lo Lui spoilerare gira con perché quella tuta sì. addosso, è in modo meraviglioso. Ecco, questo libro, ti dico una cosa, questo libro è stato distribuito, lui non lo dirà chiaramente, tutto il ricavato che lui è riuscito a introitare da questo libro è andato in beneficenza. Applausi, applausi quando succedono queste cose è sempre bello. Allora, vi ricordiamo per chi si fosse collegato solo ora che siamo in diretta in radiovisione su Radio Base, ospite ad un'altra storia, Angelo Palatucci con la sua commovente storia di vita accompagnato dai genitori, quindi sin da piccolo nel suo passato davvero tormentato fino ad oggi che ne racconta per sensibilizzare questo argomento che forse a tratti Angelo è ancora con un po' di tabù, no? Direi così, un po' lontano, anche se i dati dicono che la Campania è l'ultima, l'Italia è l'ultima sulla donazione degli organi. Quindi oggi con i suoi genitori è lì per raccontarci la sua storia. Noi eravamo arrivati al 1981, se non sbaglio, Angelo, Sì, giusto? Cosa succede? 1981 succede proprio quello che ha accennato anche Alfonso poc'anzi, è la mia prima operazione. Ricordo qualcosa di quell'operazione nonostante non avessi compiuto ancora i 4 anni. E cercano in pratica di fare, praticano di correggere, tra virgolette, il mio problema di salute perché era un'insufficienza renale cronica. Quindi per i mezzi che avevano all'epoca e per quello che era la possibilità di intervenire, hanno un po' riparato, diciamo così, la mia problematica. E ricordo come ultima cosa, prima che mi addormentassi, durante prima dell'operazione, è una dottoressa che all'inizio era, nel 1981 era un'infermiera che poi negli anni è diventata il primario del reparto della Sì. pediatria dell'ospedale di Napoli. Io sono stato operato a Napoli lì per la prima volta. E gonfiò in pratica un guanto in lattice, lo capovolse e formò con le dita gonfie la cresta di un gallo. E quella cresta mi ha accompagnato sempre negli anni, fino a quando ho incontrato una scrittrice, Emanuela Ruito, che mi ha invogliato a poter raccontare la storia che stava appena accennando l'amico Alfonso. Comunque, dal 1981, ovviamente non ho lasciato più gli ospedali, sono stato anche a Genova, al Gaslini, e continuavo ad essere presente in queste strutture e studiavano il mio caso. Affinché potessi in pratica vivere bene, perché fortunatamente dopo l'operazione in qualche modo si era arrivati a una sorta di costanza della problematica. Non c'era un'evoluzione negativa, nemmeno positiva, era una situazione stabile, quindi i miei valori erano stabili, crescevano grosso modo con il mio crescere. Studiavo anche nei reparti pediatrici perché in qualche modo ho frequentato le scuole elementari, ma ci sono state molte assenze perché purtroppo dovevo recarmi negli ospedali. Ho frequentato le scuole medie e anche ho dovuto fare delle assenze, quindi in qualche modo studiavo anche nelle aule destinate allo studio. Certo. Sono riuscito comunque negli anni, nonostante la frequentazione degli ospedali, a diplomarmi come geometra. Però una cosa importante e fondamentale è che
in questo periodo ho dovuto osservare anche una dieta a proteica. Non riuscivo ovviamente per poter tutelare la mia salute e mano a mano che cresci ne sei più consapevole, nemmeno un pezzo di pane potevi mangiare perché se no potevi, sembra strano, ma è così, potevi comunque aggravare un po' qualcosa. Alla fine, non perché io, una domanda la facevo, chiedevo perché questa cosa proprio a me è capitata, cosa ho fatto di male a Quali erano poter le vivere, risposte? appunto, non ne avevo di risposte. Una sola poteva essere che a questo mondo, come pensavo, è normale che in qualche modo, da una sorta di risposta un po' così, un po' la campata per aria, però in qualche modo il conto lo dobbiamo anche versare, ma perché io in anticipo l'ho dovuto in pratica dare? Questa era la mia risposta. Però non mi sono mai perso d'animo e a denti stretti, sempre con la mia famiglia alle spalle, perché dovunque andassi c'erano loro, sono riuscito comunque a cavarmela fino a un certo punto che i valori cominciavano a salire in modo esorbitante. E purtroppo c'erano dei valori che se arrivavano di colpo a una persona che non aveva avuto mai problemi simili ai miei, sarebbe andato in coma. Il mio corpo ormai si era abituato a questi valori, diciamo, alti, i reni purtroppo mi stavano abbandonando e l'unica soluzione sarebbe stata la dialisi o il trapianto renale. Ovviamente, la dialisi non sapevo e non conosco tuttora cosa possa essere, per fortuna. Per fortuna. A me dispiace quello che purtroppo passano, o purtroppo hanno passato persone subendo la dialisi, perché purtroppo non è una cosa bella, ma a me è andata diversamente. Mi proposero di poter fare il trapianto renale per evitare la dialisi, il caro dottore Alessandro Francesco Ferro, che non è più qui con noi, però è stato lui l'artefice del collegamento di Salerno, Ospedale San Leonardo, Ospedale Luigi d'Aragona, nel centro ospedaliero universitario di Padova. È stato lui e ci ha proposto, perché sinceramente era una cosa che era lontana, perché comunque è successo 18 anni fa, però era una cosa lontana che pensavamo sempre di non arrivare alla fine di una vita, in qualche modo. E quindi però si stava purtroppo arrivando a questo e il dottore Francesco Ferro propose il trapianto renale. Andammo a Padova. Prima di continuare, però nello stesso anno, subito dopo aver raggiunto la maturità scolastica, Sì, hai conosciuto una grande donna. Dove le hai scusa, però dedicato? Dove? sì, mia moglie Savina. Le ho dedicato una prima poesia perché alla fine sono un appassionato di poesia, come ho altre passioni che cerco di curare per quello che posso, e le dedicai una prima poesia, Ode alla Luna, e da lì incominciai a scrivere e man mano nel tempo ho pubblicato due libri, uno è una raccolta di poesie e l'altro è il racconto magico, come stava appena. Abbiamo parlato un attimino del dottor Cresta di Gallo. Quindi, nonostante abbia passato dei momenti particolari e non felici, fortunatamente è arrivata mia moglie Savina e ovviamente da subito ha saputo tutta la mia situazione di vita, perché è normale che io in qualche modo sono stato sempre chiaro con lei, con tutti, perché non mi sono mai nascosto, per me non è una problematica. Anzi, poterne parlare ha sempre aiutato me e eventualmente gli altri, perché sono felice che qualche amico, nel sentire la mia storia, mi ha anche detto che, sai, mi dai forza. E per me è importante sapere che chi ascolta una mia Chiaro. storia possa trarre forza, per un momento buio che sta attraversando, o qualsiasi altra cosa che gli stia succedendo in quel determinato momento. Quindi sono felice di poter essere anche una sorta di buon esempio di forza, appunto di aggredire la vita con i denti stretti per non perderla.
Quindi in questo viaggio a Padova avevi un'anima in più che pregava per te, tua moglie, che allora era la tua fidanzata, insieme ai tuoi genitori, tutta la tua famiglia. successo che il 2001 abbiamo cominciato a fare tutte le analisi. Sì. Il 2002 mi sono sposato e continuavo a fare le analisi per le varie compatibilità con papà e mamma. Mi sono sposato a Malta. Poi siamo stati a Padova a fare le compatibilità per vedere chi dei due genitori era più compatibile. E sono passati da maggio che mi sono sposato al trapianto, che l'ho effettuato il 25 febbraio del 2003, sono passati 10 mesi. Quindi mia moglie non ero fidanzato, ma ero Ma eri sposato. Io sposato. sono sposato il 2002, il 5 maggio. Quindi le date ce ne sono tante, però piano piano cioè, tento a non Certo, dimenticarle. certo, certo, certo. Comunque lei è stata con me e ovviamente eravamo lì all'inizio, i primi giorni io sono andato direttamente nel reparto insieme a papà. Abbiamo fatto la compatibilità sia a Padova che a Treviso, questo esame che veniva chiamato cross match o cosa simile, e per vedere quanto alta era la compatibilità, perché alla fine scelsero già papà tra tutti e due. La compatibilità era buona e quindi mi diedero la data del ritorno a Padova e Lo stesso gruppo. mi chiamarono dopo pochi mesi da quella prima salita e salimmo tutti e quattro, io, mamma, papà e mia moglie Savina, e io e papà ci ricoverammo subito, e invece mamma e mia moglie erano in una casa di accoglienza vicino Sì. all'ospedale. Angelo, Io sono perdonami. stato. Sì, vorrei chiedere qualcosina al tuo papà, papà Giovanni. Quando ha saputo di questa notizia della compatibilità che era certezza, che cosa ha pensato in quel momento? Innanzitutto, buonasera. Certamente, in quel momento io ho pensato solo una cosa: quando verrà, quando si deve fare, e facciamo presto. Però la corsa è stata lunga in questa situazione, perché innanzitutto quando siamo andati a Padova per fare gli accertamenti all'ultimo momento, per vedere la compatibilità, abbiamo attraversato da un ospedale all'altro. Sì. E per trovarci, diciamo, all'orario di Padova, perché siamo stati a Treviso, abbiamo dovuto prendere un taxi per trovarci all'appuntamento per vedere la vera compatibilità di due ospedali. E io dicevo: ma quando finiamo? Ma non è perché io volevo finire e che ho presto, no, io volevo finire perché volevo fare quella cosa buona che in me stesso. Io la volevo fare d'amore e d'affetto perché era una cosa bella e l'ho Certo. fatto. Però abbiamo corso delle situazioni anche Salerno-Padova, diciamo, ci hanno chiamato per vedere la compatibilità a Padova, se era pronto, quando era pronto. Innanzitutto abbiamo attraversato dei momenti anche in altri, diciamo, uffici di Padova, perché volevano sapere la mia donazione a che punto, Il tribunale. che cosa doveva essere, perfino il tribunale. E diceva: ma io lo faccio per amore. Dicevo: perché mi chiamano pure il tribunale? E allora Cioè. io ho dovuto dire sempre la solita cosa, che lo facevo per amore. Ecco. Allora, alla fine, poi dopo, quando è successo tutto questo, mi hanno chiamato il medico, siamo state tutta una giornata, dalle 10, 11 fino alle 4, 5, nella scalinata dell'ospedale, aspettando la chiamata del medico che ci faceva sapere se potevamo fare questo trapianto. È In poche incredibile. parole, dalla mattina è arrivato il pomeriggio 5-6. E chiamato il dottore il dottore Ricotti, e dice: si può fare. E siamo scesi di nuovo a Salerno. Però aspettavamo quella notizia, dice: ma quando ci chiamano per fare l'assemblea?
Invece poi all'improvviso, dopo giorni, ci hanno chiamato e siamo andati a Padova a fare il trapianto. E in quel momento hanno detto pure, dice, ma lo volete fare, non lo volete fare? Io ho detto, prima fai e basta, insomma, allora. E Cioè, così ormai poi. le tante parole erano diventate snervanti. Cioè, io sono così deciso. Ho la compatibilità per donare il rene a mio figlio perché mi state chiedendo tutto. Questo in sostanza voi. No, è uno scopo, che vi ti voglio dire, scopo politico, non so che cosa era, però alla fine dei conti il tribunale perché mi ha chiamato se io sono il padre Certo. e il rene a mio figlio, hai capito? Certo. Allora sono sempre delle cose, delle strade, delle cose che ti portano anche ad andare oltre, a passare il tempo, come ti voglio dire. Certo. Se uno di noi lo vuole fare, che è un padre al figlio o la mamma a un figlio, è la cosa, Nella prassi, è la cosa che poi alla fine dei conti mia moglie era idonea anche lei, è soltanto che io avevo il sangue, diciamo, gruppo sanguigno. il gruppo sanguigno uguale al suo Uguale. A. Quindi le probabilità aumentavano che c'era più compatibilità, in effetti. Però mia moglie era idonea anche lei, soltanto che era zero positivo, zero positivo, mentre invece sono A positivo e hanno scelto me. Ma io ero contento comunque che avevano scelto me, Immagino. perché dall'inizio l'ho voluto fare, perché il dottore Ferro disse c'è solo una cosa, un trapianto vivente, dice facciamolo, ecco, che poi ho conosciuto un'altra persona là che ha fatto il trapianto vivente con il figlio lo stesso. Però una cosa che io ti voglio dire, Antonio, scusami, Sì, mi quando dica. andiamo trapianto a Padova, ora ne saranno centinaia, quindi migliaia, quante ne so, ma quando abbiamo fatto il trapianto nel 2003, eravamo 8-10 che erano fatti i trapianti viventi, erano pochissimi. I primi mi sembrava era Pavia, non so dove era. E Padova era il settimo, noi forse eravamo il settimo, ottavo, come trapianto vivente. Eravamo i primi a quell'epoca. Ecco. Che bella storia, Fo, che bella storia. Angelo, ma arriviamo Poi a... il fattore anche del tempo, perché io seguo delle volte le televisioni, si fanno i trapianti oggi 2 ore, 3 ore, 2 ore e mezza. Ma e noi siamo andati, io sono stato 8 ore in zona Infatti operatoria. ci voglio Dalle arrivare. 7. Ci voglio arrivare a questo, sì, infatti. Perché comunque io immagino un trapianto, Alfonso, immagino un trapianto da vivente, no? I due lettini vicino, perché poi togli a uno, metti a un altro, quindi Non è proprio, vabbè, non è sì, proprio così, non vicino ma che sono come sì, comunque, sono all'interno della stessa sala operatoria, immagino così, la immagino ok, io. sono po poche ore, insomma, il Sì. tempo che può durare un organo una volta prelevato, quindi Esatto. questione ovviamente viene uno di seguito all'altro, è ovvio, Vabbè, sicuramente è andato sì. sotto i ferri prima il papà, È quindi chiaro, è vabbè. chiaro. Quindi in quel momento, Angelo, ci puoi ricordare, dire a noi cosa ricordi quando hai salutato papà che stava andando in sala operatoria per donarti per la seconda volta la vita? Io l'ho ringraziato e ci siamo salutati perché in pratica l'ascensore era vicino al reparto. Io ero nella camera asettica e lui nel reparto. Eravamo sullo stesso piano, ma giusto divisi da un corridoio. Lui è salito prima di me, l'ho ringraziato e ci siamo fatti comunque forza a vicenda. E, ero felice, impaurito lo stesso per lui e per me, perché ovviamente. Qualsiasi cosa può essere un problema per chiunque, figurati un trapianto renale. Quindi ci siamo guardati negli occhi, ci siamo salutati e poi ci Infatti. siamo rivisti dopo 2 giorni, se non erro, perché è venuto lui davanti alla porta della camera asettica. C'era una sorta di fessura perché lì le visite erano in pratica a scaglione, la stessa persona poteva entrare o la mattina e la sera. Quindi lui è entrato proprio dopo giorni, tanti giorni. Lui un po' ha sofferto più di me, un po' l'età, un po' fortunatamente perché
la sua costituzione, la sua salute, era stata sempre buona fino a quel momento, quindi non aveva subito, interventi, non era stato fortunatamente mai a contatto con strutture ospedaliere a questo livello, e però, il decorso ospedaliero è stato un po' più duro. Io davanti alla sala operatoria, anzi davanti alla camera settica, quando lui è salito su, c'era mamma, mia moglie, c'erano gli zii, ed era quasi un bel saluto, quasi come se io andassi a fare, l'ho definito così, perché quello che ha detto mio padre, che prima di noi c'è stata un'altra operazione per donazione, un altro trapianto. E io ho detto a questo amico che lui ha fatto il primo tempo, perché a me piace il calcio, sono un appassionato. Lui si è giocato la partita del primo tempo e ha mantenuto alto il valore della squadra e tutto quanto. Adesso toccava a me difenderlo oppure portare la partita vinta a casa. E in qualche modo ho fatto anche io la mia parte insieme a lui e abbiamo vinto anche noi la nostra partita. Quindi sono andato su, ho salutato tutti quanti fuori, felice. Ma non piangevo, ricordo che non piangevo. Purtroppo, anche se si è deboli, non vuol dire che cioè, si piange, ma non perché si è deboli, si piange perché la lacrima non sempre riusciamo a controllarla. Bravo. Scivolano e basta, sono emozioni che scivolano e basta. Angelo, Quindi sono andato. non ti voglio interrompere, così magari riprendi un po' fiato. Visto che tu e Alfonso e tante altre persone che sono collegate, e vi assicuro che ci sono tante persone che ci stanno seguendo e ci stanno scrivendo, quindi scusatemi se non riuscirò a leggere tutti i messaggi. Giusto per riprendere un po' di fiato, lanciamo un messaggio di sensibilizzazione proprio sulla donazione degli organi. Prego dalla regia. È stato quel giorno che ho deciso. Un incidente facendo le corna e i miei organi sarebbero stati pronti per qualcun altro. L'ho chiesto pensando ai miei, alla mia donna, per togliere a loro di dover prendere la decisione in un momento difficile. E andava bene così. Quando qualcuno mi dice che ho fegato, penso che quello che ho non è nemmeno il mio. Non so cosa mi ha portato sulla spiaggia quel giorno, in quel posto. Grazie, amico. Fratello. Ecco, le comunicazioni che a noi piacciono qui è un'altra storia, e sicuramente a te, caro Angelo, alla tua famiglia, ad Alfonso, che siete persone che avete ricevuto il dono. Ricordiamo per chi si fosse collegato soltanto ora che stiamo raccontando la storia di Angelo Palatucci, una storia magnifica. Lui ha ricevuto il dono, però ha ricevuto il dono dal papà, quindi è ancora più sentito, Alfonso. Sì, è ovvio, è diverso, è quella famiglia stessa che, ecco, si stringe, c'è la possibilità che appunto si stringe attorno a te e si crea quell'unione, ecco, fatto d'amore, e questa parola la troveremo poi più avanti. Quel momento, ecco, è diverso ovviamente questo da me. Lui il suo angelo ce l'ha vicino. Ce l'avvicina. Lui il suo angelo se lo stringe, ce l'ha vicino. Noi trapiantati da defunto, insomma, quell'angelo ce lo andiamo a immaginare nel cielo, ce l'andiamo a Qui accanto a immaginare, noi, magari. sì, nel cielo, ma lo sentiamo comunque, lo sentiamo dentro di noi. Ecco, può sembrare strano dire questo termine, dentro, ma non dentro nel senso dell'organo, proprio lui, l'angelo, ce lo sentiamo dentro. Ci sentiamo di camminare, io lo so, anche Angelo, sicuramente in ogni suo cammino, in ogni suo gesto, in ogni sua partita di calcio, sente dentro di sé il suo angelo, ovviamente, se lo sento sempre vicino. Noi è la stessa cosa un pochettino, anche se non riusciamo a toccarlo per mano, sono pochi quelli lì che magari riescono a sapere, a individuare realmente chi era la persona, ma poi sì, possono conoscere il nome, possono conoscere una foto, ma alla fine, quindi sono
comunque delle sensazioni, anche se diverse, ma le emozioni sono le stesse. Sì. Ecco, perché lui, ecco, dicevo, il racchiudersi della famiglia. Noi invece pensiamo di aver ricevuto quel gesto d'amore, quel gesto infinito, ecco, dell'amore vero, dell'amore con le A maiuscola, incondizionato, da parte di una persona che non ti conosce nemmeno, non nemmeno sa che tu esisti. Ecco, Sì. questa connessione, che però alla fine arriviamo alla stessa emozione, alla stessa lacrima, allo Certo. stesso arrossamento degli occhi. E questo, guardate, può sembrare strano, io lo dico per me, vivere queste emozioni è molto bello, è bellissimo. Ti dimentichi di tutte le sofferenze, di tutti i tragitti. Anch'io ho iniziato il mio tragitto a 25 anni, ovviamente sono molto molto più fortunato su Sì. questo di Angelo, ma la nostra vita a volte è sacrificata. Però, ecco, io dico una cosa, però davanti a questa emozione, davanti a questo vivere, forse anche da folli, io dico sono stato fortunato a viverlo questa vita. Dobbiamo pensare che c'è tanti nostri colleghi, tante persone che attendono la telefonata per un organo e non arriva in tempo. Non Ecco, arriva. voi pensate una cosa, una sola persona in più che possa donare può salvare varie vite. Sì. Che poi siamo sicure che queste vite che noi potremmo salvare sono tutte lontane da noi. Può anche capitare che l'attesa sia per qualche nostro caro, qualcuno, qualche persona vicino a noi. Ecco, noi Sì. il ciclo della vita non lo conosciamo. Non lo conosciamo. Ma arriviamo a quella tuta che indossa egregiamente e dalla foto pure che abbiamo postato, che ho voluto postare. Ho cercato diverse foto tue dove sei in posa, ma quella che, credimi Angelo, quella che mi ha ispirato di più è stata quella con i pollici così. Mi dava un senso di vittoria con la maglia, ecco, con la maglia da calcio, perché tu fai parte della nazionale trapiantati italiani, giusto? Nazionale calcio. Sì, sono più di 2 anni che fa, sono onorato, felice di cuore di essere parte di questa grande famiglia. Siamo tutti trapiantati d'organo, fegato, reni, pancreas, midollo, cuore, cornea. Quindi c'è un misto tra di noi, ma Sì. noi tra di noi ci giochiamo anche su questo, perché siamo felici di incontrarci ogni volta, di abbracciarci e basta solo guardarsi negli occhi per poter capire quanto ci vogliamo bene, anche se ci siamo conosciuti o in quell'istante o qualche momento prima. La Nazionale Calcio Trapiantati Italiana quest'anno, il 15 dicembre, ha compiuto 10 anni di vita. Sì. E come appunto è bene che si sappia che va negli stadi a poter sollecitare, a poter divulgare la donazione, va nelle strutture ospedaliere pediatriche a poter dare forza a quei piccoli leoni che sono in quel momento purtroppo in posti dove mai vorrebbero esserci. Certo. Ci stringiamo sempre prima di ogni partita in un cerchio, ci abbracciamo affinché il nostro pensiero possa essere anche unico nel ringraziare chi ha donato per noi e chi in quel momento purtroppo sta passando particolari situazioni di vita. Il presidente della Nazionale Calcio Trapiantati è Katie Russo, moglie del compianto Paolo. Che è andata avanti grazie al suo volere e la moglie che con tanto sacrificio, ma voglia e amore, porta avanti questa nazionale. La stessa nazionale l'anno scorso ha vinto gli europei di calcio, si sono svolti a Tours in Francia e su 3 nazioni, Italia, Francia e Spagna, l'Italia si è classificata prima. Io non Complimenti. presi gli europei, io sono un semplice appassionato. Ci sono tanti ragazzi che sono anche ex calciatori e sono stati professionisti e la cosa fondamentale che vogliamo poter dimostrare è che dopo un trapianto si può ritornare a vivere ma anche a poter giocare a calcio o fare qualsiasi altro tipo di sport.
L'importante è non arrendersi mai e andare avanti e credere che non sia mai finita. Fortunatamente ci sono persone, come ha detto il buon Alfonso, che non ci conoscono, però in vita decidono di poter dare possibilità, quando purtroppo succederà il loro passaggio ad altra vita, ad altre persone, di poter continuare la propria. E quindi è una decisione importante che riescono a farla, e non basta una vita intera per potermi ringraziare. Io i miei donatori ce li ho qui perché insieme mi hanno donato la vita la prima volta, grazie a loro e grazie a Dio. Poi mio padre mi ha ridonato la vita per la seconda volta e sono felice e quindi ero orgoglioso di poter portare avanti ciò che loro mi hanno insegnato. Angelo, visto siamo sulle battute finali, come ben saprai, i tempi radiofonici sono davvero molto molto stretti. Una diretta di un'ora sembra infinita, ma alla fine non è mai abbastanza. Quello che volevo chiedere a mamma Carolina, ha visto suo marito entrare in sala operatoria e poi dopo è andato suo figlio. Io ho letto che suo figlio è molto credente. Lei quante preghiere ha fatto quel giorno? Tante. Quante emozioni, che cosa pensava? Cosa ricorda di quel momento? C'era mia nuora con me, la sua famiglia, i miei cognati. Eravamo in tanti per fortuna, non eravamo sole. Sì. Però comunque nel cuore c'era la tristezza perché ne avevo due dall'operatorio. Certo. E pregavo, questo facevo. Siamo andati in chiesa un sacco di volte e là ci sta Sant'Antonio. E poi siamo stati in ospedale. Mamma Carolina, papà Guarda, non Giovanni. è venuto il dottore, Sì. perché là non dicono niente, non è che uno non sapevamo manco dove stava la sala operatoria, ma non ci potevamo andare. Certo. E dice, vieni il dottore e vi viene a parlare. Quando l'abbiamo visto da lontano, era inespressivo. Non aveva nessuna espressione. Sì. Dico, Dio mio, che ci verrà a dire adesso? Eh no, poi disse, tutto a posto, fra poco uscirà il papà e poi il figlio, perché Cioè mio quei... marito è andato prima. Certo, no, perché quei pochi metri mentre raggiungevate il medico, secondo me sono stati infiniti, quei... sembravano No, è chilometri, venuto lui sembravano. da noi. È venuto lui da noi. Sì, sono stati infiniti. Infiniti, Cerchi di esatto. sbirciare da lontano il viso, cosa dovrà Eh sì, dire? Madonna. Però Non lui ci voleva non ha smascherato nessuna espressione. nulla. No, mamma No. Carolina, papà Giovanni, io senza nessuna distinzione che il papà Giovanni ha donato il rene, perché una mamma, anche se non è entrata nella sala operatoria, sarebbe potuta entrare lei, Angelo, però la sofferenza che ha avuto una mamma, perché il pensiero del marito, l'uomo della sua vita che ha deciso di sposare, l'uomo, altro uomo della sua vita, figlio maschio, voglio dire, perché poi per una mamma, parliamoci chiaro, io sono maschio e ancora che mi dicono, sai, sei cocco di mamma, sei cocco di mamma, quindi, cioè, immaginiamo una situazione del genere. Davvero complimenti, mamma Carolina, complimenti, papà Giovanni, per quello che avete fatto, davvero, di cuore. E io vorrei che Angelo, prima di introdurre il pensiero di Alfonso, lanciasse un appello. Prima dell'appello, consentimi solo Sì, forse vai. 30 secondi, perché al No, vai, vai. momento, da appassionato di poesia, una semplice poesia che possa descrivere quel momento, che abbiamo in pratica del dono di mio padre. Sì. Padre Immacolato, Padre, tu che a mia insaputa mi donasti la vita sì naturale, sono fiero di te, perché sei un uomo speciale. Mi hai voluto, cresciuto, sostenuto. Hai sacrificato te stesso pur di veder guarire me stesso. Lo so, la vita mi ha segnato, ma posso solo esserti grato. Ho sofferto, patito, reagito, ma sempre con il sorriso. Adesso sono qui pensando al tuo sacrificio. Hai fatto tua la mia croce con il tuo gesto d'amore. O Padre Immacolato, io ti sarò sempre grato.
Per ben due volte la vita mi hai donato. Guarda, padre Hai immacolato. pensieri che escono dal cuore, ovviamente. No, padre E immacolato, vedi che bella cosa. chiudere Sì, dimmi. potrebbe anche essere una chiusura questa affinché tutti possano poter donare se stessi agli altri. E Certo. facendo in questo modo si beffa un po' la morte perché c'è una continuità. Quindi, laddove io non posso continuare la mia vita, però consapevole di poter fare del bene, faccio in modo tale che la vita di qualcun altro possa continuare. E questo è quello che mi sento di dire. Ti ringrazio. No, Ti grazie a ringrazio, te. Alfonso. Non è Ringrazio ancora Alfonso che finita. ovviamente. Ho conosciuto Alfonso e tramite Alfonso ho avuto la possibilità di poter essere qui. Quindi volevo ringraziare di cuore te, la trasmissione che porti avanti un'altra storia e poi ci salutiamo tra un attimo. No, no, non, è, non, non Ascolto. lasciarci ancora perché No, la sono puntata. Eh qua. sì, resta ancora qua. Intanto, allora, voglio leggere qualche messaggino. Mio fratello nel 2005 ha donato tutti gli organi. Cioè, questo è devastante stasera. L'emozione che mi state facendo provare. Vabbè, tra poco piango. E poi la mia più grande ammirazione per il papà di Angelo Palatucci, è un collega di radio che mi scrive, Maurizio Russo. E allora, tu hai detto una poesia, Angelo, ed è bellissimo. Padre Immacolato, cioè, vibra ancora dentro di me questa parola. Però devi sapere che all'interno di un'altra storia, proprio per alleggerire l'aspetto del sociale, dei racconti di vita, di volontariato, perché noi questo parliamo qui, parliamo di autismo, di sindrome di Down, diamo voce a chi voce non ne ha, cerchiamo di dare voce a chi voce non ne ha. Poi si arriva alla fine che sei devastato da tanta emozione e mi subentra lui con la sua rubrica Ti dono una poesia. Quindi io lascio lo studio ad Alfonso Ferraioli. Prego, Alfonso. Ti dono una poesia. Alla famiglia Palatucci, uniti nell'amore. Un pezzo di cuore. Un pezzo di cuore corre veloce verso un precipizio. Un padre, sino ad ora, ha potuto solo guardare inerme e sperare che gli altri riuscissero a curarlo. Interi notti, a pensare a quel pezzo di cuore. Intere notti trascorse da quel pezzo di cuore tra ospedali, guardando e desiderando la vita attraverso i vetri. Il papà può finalmente essere utile. Il poeta chiude gli occhi e vede la scena. Padre e figlio si abbracciano stretti, 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 fino a provarsi piacevole dolore. Gli occhi attenti del poeta scrutano per un attimo qualcosa a sfilare dal corpo del padre a quello del figlio, dandogli la rinascita. Non è una favola, né una svista del poeta. È il dono di un padre. A voi la parola. Grazie. Grazie Alfonso. Da poeta a poeta, da aver ricevuto il dono ad aver ricevuto il dono. Quindi, quante cose che vi accomunano tra te e Angelo? Tanto, tanto, tanto. Tanto. E infatti noi ci troviamo, ci sentiamo all'improvviso e ci accomunichi, ci, ah, Accomuna. ci acco, no, accomunerà anche Ah, un'altra cosa. cosa? È la cosa che poi andremo a Il concorso di parlare. È il poesia. concorso di Allora, poesia. noi facciamo una cosa, salutiamo. No, Angelo, ti dico prima di salutarlo, Sì. Angelo organizza un bellissimo concorso di poesia. Diciamo che io il primo concorso a cui ho partecipato è a Salerno, a Giovi esattamente, e farà parte della giuria del concorso che andremo a Ma lo fare, stai dicendo ovviamente. adesso? Lui non lo sapeva. No. No, lui lo Ah, lo sapeva. sapeva già, Lo sapevo, perfetto. non facciamo, insomma. Lui farà parte della giuria perché la giuria di questo nostro concorso di cui vi andremo a parlare sul tema delle donazioni sarà formata da alcune organizzazioni che già organizzano premi, già organizzano Concorsi, ok. concorsi letterari e quindi si sono resi disponibili ad essere giuria, a fare da giuria, insomma, nel nostro concorso
Sì. diciamo ancora in fasce, perché praticamente ancora devo iniziare, insomma. Diciamo che inizio un pochettino da adesso, l'ufficialità del bando pronto, eccetera. E lui ha fatto enormemente piacere, prima perché ha l'esperienza, insomma, di 6 anni di concorso, e poi è una persona che è dentro realmente, insomma, al tema di cui noi trattiamo. Quindi ti voglio ringraziare pubblicamente. Ogni tanto noi ci sentiamo, io gli chiedo dei consigli anche, ovviamente, delle cosine tranquillamente, io dico le esprimiti tranquillamente, sicuramente, ecco, sul tema dei concorsi ne sai più di me, e E quindi noi di un'altra storia Radio Base appoggeremo tutte queste vostre iniziative. Allora, Angelo Palatucci, io ti ringrazio per essere stato qui a un'altra storia, per essere stato davvero un'altra storia. Ma consentimi di dirti, e poi ti lascio la parola per i saluti, che i tuoi genitori sono una doppia un'altra storia, davvero delle persone magnifiche. Non me ne voglia Papa Giovanni, non faccia geloso, ma io vorrei abbracciare e baciare mamma Carolina, ma davvero di cuore, una bellissima donna, grazie. si vede, una donna piena d'animo. Quindi, caro Papa Giovanni, a lei soltanto un abbraccio forte. Grazie per la sua testimonianza, grazie di cuore. Angelo, prego. Grazie, grazie a voi, grazie Alfonso che è stato il tramite affinché io Esatto. potessi conoscere te e stasera siamo Angelo, qui a raccontare questo. per favore, grazie. Angelo, grazie a nessuno. Lasciamo stare. Sì, grazie. Diventa ufficiale, diventa quella forma. Lasciamo stare lì, Il bello è grazie. poter ringraziare chi dona se stesso per Esatto. rendere migliore un momento agli altri. Quindi Ringraziamo loro. bene, grazie a Esatto. tutti voi. Grazie Grazie, a grazie per tutti. essere stati qui Vi un'altra storia e abbraccio. per essere stati davvero un'altra storia. Alla prossima, grazie, buonanotte. Buonanotte. Grazie. E allora? Grazie a tutti. Buonanotte, grazie. Allora, la vita è una sfida continua. Noi bravi ad affrontarle, a vincere qualsiasi avversità. Non importa cosa ha per noi in serbo. Ciò che conta è viverla al meglio. Valorizziamo ciò che abbiamo, ma lo ignoriamo e se la vita con noi sarà un po' ingiusta, varrà sempre la pena di averla vissuta. Angelo Palatucci. Che cosa magnifica. Ma parlando sempre di donazioni, quindi dalla regia, c'è una grafica. C'è una grafica che noi lanciamo subito perché abbiamo pochissimi minuti, caro Alfonso. Vai. Davvero, ecco, allora organizziamo con la collaborazione del reparto trapianti di Salerno, diretto da professor Paride De Rasa, concorso di poesie e racconti a tema sulle donazioni di organi, midollo, sangue. Il dono per la vita. Chi salva una vita salva il mondo intero. La scadenza del bando è prevista per il 1 luglio 2021. Info concorso il dono per la vita @gmail.com 328 19 17331. Scarica il bando dalle pagine Facebook il dono per la vita o ti dono una poesia. Hai mancato quella di un'altra storia che devi assolutissimamente aggiornare la pagina, visto che tu sei anche uno degli amministratori di un'altra storia, quindi dobbiamo aggiornare. Che cos'è questo concorso? Ma comunque i bandi saranno disponibili su tutte le nostre pagine, Su tutte le nostre pagine, profili, su tutti i insomma. nostri account, tutto quello che ci sta. Ce lo potete anche chiedere direttamente all'email che avete visto, al numero di telefono Con un piccione viaggiatore, vi mandiamo esatto. Alessio dalla regia, vi mandiamo Alessio a casa con il bando, voglio dire. Come volete, così lo trovate tranquillamente. E niente, questo è un concorso molto semplice. Abbiamo voluto fare appunto questo concorso sul tema sulle donazioni di organo, midollo e sangue. Insomma, si può donare. E molto spesso, volutamente, noi abbiamo, al di là della magnifica La storia storia, di Angelo, sì. abbiamo anche voluto un pochettino accennare questa sera con la presenza di Angelo, perché molto spesso quando parliamo di donazioni di organi, il sa da morire, no, non c'è No. bisogno che morite, si può donare in tanti altri modi, assolutamente, anche da vivi, si può donare, ecco, si può Il donare sangue. il fegato, Esatto. anche una parte di fegato, si può donare tanto, ma poi si può donare il midollo, ovviamente. Il midollo, voi immaginate, molto spesso bambini, ecco, allora donando il midollo, sapendo che questo bambino ritorna a vivere praticamente, ecco, voi solo così, immaginate un attimo l'emozione, che cosa voi andrete a sentirvi nell'animo nel momento in cui qualcuno vi dirà: avete salvato una vita umana.
Perché signori, anche con un sangue, anche con il sangue, con una semplice trasfusione, io ne ho avuto parecchie durante il mio percorso, anche quel sangue a me ha portato la salvezza. Quindi anche donando semplicemente un sangue, che tra l'altro fa anche bene, ogni tanto un po' che il sangue pazza, meglio che lo cacciamo fuori, no? E si salvano le vite. Sì. Guardate, noi stiamo parlando di salvare delle vite, sconfiggere la morte. Cioè, non lo so, uno che cosa deve dire? È ovvio, gli organi non nascono sugli alberi, il sangue non è che apriamo il rubinetto e esce fuori il Certo. sangue, il midollo la stessa cosa. Quindi è un circuito di solidarietà reciproca, ecco quando noi parliamo di solidarietà, che noi umani possiamo crearci, che fa bene a noi stessi. Ecco, è quel circolo di vita che noi ci possiamo scambiare, di vita, ecco, la vita che sconfigge la morte. Verrà il momento in cui deve arrivare, per carità, e nessuno qua sfugge. Io mica mo che sono stato trapiantato, posso dire, io non muoio più perché ho già avuto trapianto. No, lo so No. che ci sarà quel momento che dovrà arrivare, però quante vite si allungano. Ecco, noi parliamo un bambino, Angelo che ha fatto una vita, ecco, Angelo adesso è sposato, ha due figli, significa, ecco, la rinascita della vita in tanti modi, come la vogliamo definire, la vita che sconfigge la morte. E allora andiamo a questo concorso, appunto. Abbiamo voluto fare questo concorso in due sezioni, praticamente sono poesie, sempre ovviamente a tema, e racconti. Ecco, raccontare la storia come tipo quella di Angelo. Il concorso sì, si chiamerà concorso, ma è relativo. Noi al concorso diciamo è ovvio, ci sono dei vincitori, un primo, secondo, terzo posto tra la poesia e i racconti. Ci saranno ovviamente delle menzioni di merito, ci saranno assolutamente tutte queste cose. Però la cosa principale è questa, che verranno selezionate delle poesie che saranno stampate, saranno affisse, saranno pubblicate, saranno, ecco, che si creerà un giro attraverso l'emozione che può creare quelle poesie negli enti, nelle scuole, ma dappertutto, dove ovunque c'è la possibilità, ovunque ci apriranno le porte. Noi con quelle poesie vogliamo esprimere, vogliamo dire la bellezza della donazione. La bellezza di chi ha un trapianto, l'attesa, ecco, soprattutto vogliamo parlare dell'attesa, l'attesa di chi è lì con la speranza che magari questo organo possa Possa arrivare arrivare. in tempo utile. Alfonso, allora, possibile scaricare il bando dalla pagina Ti dono una poesia, dalla pagina, dal gruppo La Magnifica Gente del Sud, sul mio profilo, sul tuo profilo, sul profilo Un'altra Storia. Oh, dappertutto. Insomma, però tu all'inizio trasmissione hai parlato di poesia e c'è un messaggio che dice: Ciao Alfonso, adesso aspetto la favola. Hai parlato di favole e ormai ti sei esposto, quindi da qui a breve attrezzati per diventare anche un favoliere. Poi, come dicevo prima, abbiamo voluto fare, ecco, le due giurie, sono delle giurie, come vi dicevo precedentemente, di quattro organizzazioni che già organizzano dei premi, bellissimi premi, veramente no, non da adesso, già un numero. Ci sono le associazioni Poesie Metropolitane che continuamente fanno concorsi e anche loro abbelliscono un pochettino in giro. Poi c'è Avellino in Versi, poi ci sta la collina di Giove, il premio nazionale di poesia di Giovi, poi ci sta Verso i Versi di un'organizzazione di Siano, e poi abbiamo due poeti locali di San Severino, Fiorella Rega e Francesco Terrone. Mentre invece per i racconti la giuria sarà formata da esperti di teatro, da un trapiantato lo stesso e da un professore, ecco, per cercare queste storie, questi racconti, insomma, di divulgarli anche attraverso il teatro, attraverso i racconti, attraverso, ecco, il concorso non finirà
in quel momento, insomma. Dopo la premiazione ci sarà, possiamo dire, una diffusione di queste opere. Allora, tu già mi hai dato un bel da fare, perché tutti questi nomi che hai citato saranno intervistati da me da un'altra storia, quindi grazie per il pacco che mi hai fatto questa sera. No, scherzo, dai. E allora, noi davvero siamo arrivati alla fine di questa puntata. Alfonso, grazie per essere stato qui, grazie di cuore, a noi fa sempre piacere, soprattutto ad Alessio fa piacere, a tuo nipote Alessio, quindi torna quando vuoi, qui è casa tua, è sempre un piacere averti qui vicino a me, vicino a noi, altrimenti ti dobbiamo tenere a distanza, anche se sei super tecnologico solo quando devi collegarti con un'altra storia. Ringrazio mio nipote Alessio, acquisito questa sera con grande piacere, ringrazio il pubblico, a te non ti ringrazio, che abbiamo detto che fra di noi non ci dobbiamo ringraziare. Esatto. Ringrazio il meraviglioso pubblico, tutti questi meravigliosi messaggi che sono arrivati, cercheremo anche, mettiamoci in contatto, creiamo rete, che è una cosa bellissima. Allora, io davvero ti ringrazio, grazie alla storia che abbiamo ospitato, e io vorrei fare una piccola considerazione personale, un piccolo pensiero personale. Io ringrazio invece i miei genitori che mi hanno trasmesso una grande sensibilità per la tematica del sociale. E quando oggi mi sono arrivati tantissimi messaggi, quando hanno visto una donazione di organi in vita, hanno iniziato a bombardarmi di messaggi, come ne hai ricevuti anche tu, Alfonso, mi hanno detto grazie per quello che fai, grazie per quello che racconti. No, grazie lo dico a tutte queste persone che cercano di sensibilizzare attraverso la loro storia, la loro sofferenza, ai tanti volontari dell'associazione, ai tanti genitori di ragazzi disabili, i miei ragazzi speciali, quindi i miei angeli. E io che dirvi, sono le 21:42 minuti, termina la settima puntata consecutiva, caro Alfonso, settima puntata consecutiva di un'altra storia, in onda ogni martedì in radiovisione qui su Radio Base. Se avete una storia di vita, di volontariato, una storia di sociale da raccontarci, siete nel posto giusto, quindi scriveteci una mail a un'altrastoria.fm@gmail.com, oppure se gradite un sms, un whatsapp, una nota audio al 338 80 00 900, e dite, mi date il numero di telefono di Antonio che gli voglio parlare, oppure anche di Alfonso, chiedete anche di Alfonso perché voglio raccontare la mia storia. Quindi appuntamento a martedì 2 febbraio ore 20:30 con tante nuove emozioni, tante nuove storie di vita, tante nuove storie di sociale. Però martedì lo iniziamo a dire, parleremo di nuovo di autismo, lo sai che io ci tengo tantissimo, e quindi ospite qui con noi la cooperativa Autismo e ABBA. Io ringrazio. E io con gran piacere gli scriverò i versi. Ma tu già sei all'opera, immagino. Ringrazio Alessio Marrazzo alla regia, ringrazio Radio Base come sempre per la potentissima è arrivata la fine della giornata, dai, la potentissima tecnologia che ci fa raggiungere qualsiasi punto della nazione, del mondo. Quindi che dirvi, vi auguriamo un buon proseguimento di serata qui con la buona musica, perché potete passare su 104.7 e ascoltare della buona musica, oppure in radiovisione, e ricordiamoci che il sociale è una cosa seria. Buonanotte. Buonanotte.